ovviamente fuori, è un gruppo, pardon, fuori concorso, e li chiamo qui sul palco. New Generation, e li presento in questa maniera, il gruppo, questo gruppo è nato così pian piano fra la folla si avvicinano. Loro, perché è nuovo, New Generation, da non confondere
venduto all'asta ed il ricavato andava a beneficio della Chiesa. Ed ora vi propongo una poesia di un nostro compianto che purtroppo non è più qua, il signor Evaristo Sbarbieri. Dopo il quinto di Sant'Antonio, una volta, per vedere un paese, gli avvengerebbe le spesse di conquista e tutti gli facevano le spese, perché era santo e benedetto. Era lo porchetto di Sant'Antonio che cadde allo santo venerato, a chi lo santo, che anche lo demonio, ci parlava e ci faceva ammazzare. Mangiava sempre, sempre a crepapelle, si ingrassava, meno porco che era, e finiva a tritare fafarella solo quando aveva arrivata sera. Per un ricetto, pure lo bello, che non ci stava problema di sorte, si addormiva sotto la biancatella o dentro una casa aveva la porta. Vedendo che la vincolo porchetta si pensava al santo poverello e che ad uno portandogli il rispetto si cacciava schinnendosi il cappello. E quando si aveva fatte grosse e grasse si aveva fatto proprio annanzi alla chiesa. Suonava a banda, in mezzo allo fracasso, e face feste tutto il paese. Ma la fama è stata sempre nera, ti fa ascoltare il Dio e dello santo, non ti fa riflettere e poi in galera, e non ti crede che ci vuole tanto. A cucinare è stata una disdetta, lo porchetto, più non si è trovato, hanno perduto per esso lo rispetto e a ceffe e ciaffe se l'hanno mangiato.